Ragazzuoli, ma dove mi trovo? Cioè, qui dietro c'è scritto aeroporto, ma cos'è un aeroporto? Non mi ricordo neanche l'ultima volta che ho preso un aereo. Vabbè, andiamo. Entriamo. Oh, mazza quante persone, non pensavo così tante. Non so dove devo andare, mi trovo spaesato. Fortunatamente non devo fare nessun imbarco perché sto semplicemente con uno zaino e devo andare a Parigi. Io sto andando a Parigi perché sono stato invitato da Dior per la Fashion Week ed è veramente, penso, una tra le esperienze più belle che mi sia capitata qui sul web da quando ho iniziato. Perché Dior mi ha invitato alla sfilata. Wow! Sì, che te, sì, che te, se no, sì che mi vuoi. Arrivato in Francia. Sono appena arrivato in stanza e la sto vedendo per la prima volta, perché io infatti non l'ho vista neanche su internet. Mi hanno linkato l'hotel ma ho deciso di non vederlo ed è spettacolare. Allora, ci ho messo tipo 5 minuti per capire come accendere le luci, perché tipo devo cliccare queste cose qui, poi alzare. Non ho ancora ben capito, infatti io adesso non toccherò nulla. E adesso, prima di farvi questo room tour, devo aprire la finestra. Mamma mia, ogni cosa sempre più... Oh, chi è quel figo lì? Sono io, dai, bella. Così forse, no, così si chiude. Ma forse non si può aprire, rimarrà chiusa per sempre. Secondo me un modo c'è, ma è difficilissimo. Allora, volevo chiedervi scusa se ho vloggato pochissimo durante il viaggio, ma sto trovando difficoltà a vloggare, nel senso mi sto vergognando. Mi sembra strano perché non faccio vlog in giro così da troppo tempo e mi vergognavo a prendere la telecamera. Comunque, io sono appena arrivato e wow, che bella accoglienza mi vedo qua. Prima di vedere tutta l'accoglienza però, un giro al volo della mia camera. Questo qui è dove sta il letto, mentre di qua c'è la zona bagno. Wow, gigantesco. No, non ci credo, ma è gigantesco. È più grande di casa mia qua, oh. Ti è che vasca. Mi sa che stasera mi rilasserò un po' qui. Wow, spettacolare, veramente bello questo hotel. E adesso vediamo qui. Caro Edoardo, benvenuto a Parigi. Wow, qui mi ci devo mettere bene per vedere tutto, perché sono un botto di cose. Sono andato a cena fuori, sono rimasto un po' leggero e poi sì, ho mangiato anche un bel gelatino. E adesso sono tornato in camera e finalmente aprirò questa bellezza qui dietro. Vediamo subito, ci sono un bel po' di cose. Ci sarà un bellissimo unboxing. Scusate per la luce, però è mezzanotte e meglio di questo non so che fare. Intanto, mentre mi preparo, voglio dirvi che grazie mille ancora al team di Dior per avermi dato un'opportunità del genere, perché veramente partecipare alla Fashion Week a Parigi è qualcosa di eclatante, ragazzuoli, non so che dire. Wow, veramente non smetterò mai di ringraziarli. Non so da cosa iniziare, allora inizio da questo. Ok, 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 ok. Iniziamo bene, iniziamo subito bene. Questo starà con me. Wow, veramente. Non so che dire. Ah, spacchettiamo qui, vediamo. Olè, un bel paio di scarpe. Molto belle, guardate. Ah, poi ovviamente nei commenti fatemi sapere tra tutte queste qual è la cosa che a voi piace di più. Vi faccio un unboxing al volo anche perché domani mattina avremo un fitting, quindi ci saranno altri vestiti. E veramente ci sono belle, belle cose. Vediamo qui. Cosa ci sarà qui dentro? Ah, una bella pochette. Ci sta, mi piace. Che c'è dentro? Monsieur Edoardo Esposito. Vediamo qui dentro. Wow, volevo comprarla, calcolare. Wow, spettacolare questa maglia Dior, veramente. E vediamo infine, c'è anche questo. Degli occhiali. Che stile che c'ho. Fatemi sapere, ragazzuoli, nei commenti qual è tra tutti questi che vi è piaciuto più di tutti. Mi sa che io devo far piano perché è mezzanotte passata e qui mi sbroccano in questo hotel se sentono qualcuno urlare. Day 2. Buongiorno, sono pronto per fare il fitting e vedere come vestirmi oggi per la sfilata. C'è un vento assurdo, non pensavo facesse così freddo comunque a Parigi. Ho finito di fare un fitting, mi sono fatto un giretto per vedere la Tour Eiffel, un po' per vedere Parigi, visto che avevo un'oretta di tempo, perché il completo che ho scelto era troppo grande, quindi dovevano sistemarlo. Adesso mi sono fermato a far colazione. In realtà volevo prendere un croissant per fare il finto francese. Il problema è che non ce l'avevano, quindi mi sono preso questo. Buono, regà. Comunque io l'ultima volta che sono venuto qui a Parigi era, se non sbaglio, nel 2009, quindi sono passati 12 anni e purtroppo sto a poco più di 24 ore, però spero di tornare presto qui. Bollente. Ok, ragazzuoli, allora l'outfit è quasi pronto perché mi manca solo il pezzo di sopra del completo, però fatemi sapere voi nei commenti come sono. A me piace veramente tanto, ma adesso vedrete direttamente col completo quanto spacco ancora di più.
tutto pronto. Siamo vestiti, siamo fighissimi, siamo eleganti. E tra pochissimo inizierà la sfilata. Infatti stiamo andando lì. Io intanto mi sono fatto delle belle foto che usciranno su Instagram, dei bei video che poi usciranno anche su TikTok. E niente, siamo pronti per questa sfilata. Ok, sono arrivato fuori, tra poco entreremo. Adesso prima stanno entrando Bella Did, poi ci sarà Travis Scott e dopo entreremo anche noi. In realtà sono emozionato, ma non so se si vede. Wow, wow, che spettacolo, wow, non ho parole raga, è la cosa più bella che io abbia mai visto, ve lo giuro. Adesso vado a mettermi un attimo nel mio posto e poi vi spiego bene tutto. E chi sei? La passerella è fatta così perché c'è Travis Scott oggi e quindi è ispirata al Texas, perché Travis Scott ha lavorato e collaborato insieme a Dior per questa uscita. Sono super emozionato perché poi io sto adesso qui in seconda fila ed è veramente un onore per me. E mi hanno detto che dall'altra parte, quindi proprio davanti a me, dovrebbe esserci proprio Travis. Ora non lo so. Wow, sono veramente emozionato e veramente felice perché è qualcosa di assurdo. Ragazzuoli, mi sa che ho scoperto dove è Travis. Non ci riesco a farmi un selfie, ma se ci riesco, raga. Anzi, se lui riesce a farsi un selfie con me. Ecco qua, è iniziato. Wow, che spettacolo. Finita la sfilata e ci hanno anche dato un regalino. Adesso stiamo tornando in hotel per lasciare questo completo e poi tornare a Milano. Intanto voglio vedere il regalino che mi hanno fatto a fine sfilata. Mi hanno viziato un po' troppo secondo me, però va bene così. Me lo metterò nelle mie prossime uscite o nei prossimi viaggi. Ok ragazzuoli, sono arrivato all'aeroporto e penso che ci sia un piccolo problemino. Cioè, mi hanno fatto troppi regali e io non so se mi faranno entrare con questo. Prima di finire questo video volevo ringraziare Dior per questa splendida opportunità. Per la prima volta in tutta la mia vita ho visto una sfilata della Fashion Week a Parigi, che è la più importante al mondo. E wow, è stato veramente clamoroso. E niente, a voi invece voglio chiedervi scusa se magari ero un po' teso durante il video, però capitemi.